vent'anni mi sono occupata di televisione, che quindi mi confrontavo con questo mondo della cucina che conosco principalmente per via dei programmi televisivi, poi anche veramente per altri motivi, ma mi è servito appunto per fare un'analisi e un'autoanalisi del punto in cui è oggi la televisione in Italia rispetto alla cucina. Nella fattispecie la cosa che appunto si analizzava è: ma fa bene, è la cucina che fa bene alla televisione o è la televisione che fa bene alla cucina? Negli ultimi anni ho notato che c'era un ambito in cui alcuni ristoranti magari di un certo tipo erano carenti, era proprio nel servizio di sala e quindi nel modo di servire, nel tipo di gestione del personale di sala, nella diciamo coesione della squadra, della partecipazione anche del personale di sala al progetto manageriale, mentre invece vedo che questi ragazzi stanno proprio studiando questa cosa in un senso strategico, manageriale, organizzativo, e credo che questo sia una cosa che ha grande futuro. But in this moment we are close to each other again. It's like men of different colors in a silver mountain lane. In Italia credo che sia una cosa che veramente, cioè, debba essere un imperativo concentrarci è il cibo e i prodotti di questa terra, che insomma ha questa unicità rispetto a molti altri paesi. Sembra molto di parte perché ho passato la mattina qua, ma ho trovato, devo dire appunto sinceramente, un ambiente molto bello. Ho trovato, al di là della professionalità indubbia e su cui chiaramente non avevo dubbi, ma ho trovato anche molta passione, molta vita, molti sorrisi.